Io poi devo lavorare come farmacia. Certo, sto tante cose da fare. Ma certo. I dati di ieri sono circa 250-300. Da che ora a che ora? Dalle 8:30 del mattino fino alle 14, orario massimo, limite massimo. Però oggi avete finito prima, c'è scritto certo, stop tampone. Perché ci sono 20 persone in attesa, non possiamo lasciare, le infermiere vanno. Noi ci avvaliamo di un servizio extra farmacia, ecco. La gente prima di andare dai parenti si tampona e altri invece li vedo abitualmente, quindi puoi immaginare perché li vedo. Certo, l'abitue è il non vaccinato. Esatto, ecco, ma io non faccio domande. Perché sei venuta a fare questo test? Per vedere loro, per andare a mangiare, quindi anche per domani mi serve. Sei l'unica senza mascherina, ma ti sei vaccinata? No. Come mai? Perché non mi serviva, ero incinta e sono poi dopo rimasta a casa in maternità. For the response, I'm waiting for it. Why did you make this test? Because I'm traveling back to Mexico and they asked me for a COVID test. To get inside Mexico you need? Not Mexico, I have a stopover in London. And in London they asked me for a COVID test even though I have the vaccine. Is that a PCR or a rapid one? You can take either of them, you know, PCR or antigen test. Which one have you done? The rapid one. It's cheaper. Quanto costano qua i tamponi? 15 euro, che è il prezzo calmierato. Faccio il tampone per esigenze lavorative. E quindi ogni 48 ore mi tocca. Lei non è vaccinato? Non sono vaccinato. E non era più semplice vaccinarsi? No, nel mio caso no. Parlando di portafoglio, quanto le è costato questa esperienza di un tampone ogni due giorni da mesi a questa parte? Allora, non oserei fare una stima perché sennò adesso mi potrei sentire male e svenire, però ogni 48 ore, diciamo che nella settimana devo fare almeno 2-3 per esigenze lavorative e quindi diciamo che sono 200-230 euro al mese. Posso chiederle perché fa il tampone lei? Contatto diretto con un positivo. Giovedì avrei avuto la terza dose, adesso vediamo un po'. Anche se le disposizioni dicono che almeno fino a sabato dovrei stare in isolamento. Quindi. Lei quale fa? Ho fatto il rapido e poi sabato mi sottoporrò a un altro tampone. Nel frattempo si andrà a vaccinare? Parlo solo in presenza del mio avvocato. Tutte e due. Molecolare? Sì. Ok, perfetto. Buonissima coda, avevamo l'appuntamento alle 10:30, siamo tutti in coda. Che ore sono? Sono le 11:47. Un'oretta e 10. Un'oretta e 10 di attesa, facciamo la coda e vediamo di fare il tampone e speriamo di essere negativi. Senta, come mai lei fa il tampone stamani? Allora, facciamo il tampone per un contatto scuola. Siamo tutti vaccinati seconda e terza dose, ma in famiglia purtroppo l'abbiamo preso lo stesso. La classe sono in quarantena, i ragazzi sono tutti in quarantena, tutti in DAD e via. Si ricomincia? Si ricomincia. E è già più di tre quarti d'ora, anche avendo prenotato bisogna fare questa fila chilometrica. Ma secondo lei perché c'è tutta questa fila? Malgrado sono comunque due anni che si fanno tamponi. Secondo me l'organizzazione non è buona perché basta vedere le file ovunque. Anche l'altra volta quando ho fatto l'altro tampone era uguale. Lei come mai fa il tampone? No, ero risultato positivo al primo tampone, sono qua a fare quello di richiamo, chiamiamolo così, per vedere se sono ancora positivo o no. Com'è stata la malattia? Per fortuna, essendo vaccinato, ho avuto lievi sintomi, però devo dire che non è bello. Molti dolori, un po' di febbre. C'è rimasto male? Andiamo avanti. Da vaccinato di essersi ritrovato positivo. No, perché sinceramente so che il vaccino non ti preclude di prendere il virus, ma semplicemente ti allieva i sintomi. E io sinceramente sono stato bene, non ho mai avuto niente. Il vaccino ha funzionato secondo lei? Assolutamente sì.